a questo libro, perché secondo me questo è un libro divertentissimo, come dire, allegrissimo, e soprattutto è il ritratto di un uomo libero, di un uomo libero che nei suoi diari scriveva più o meno esattamente le stesse cose che scriveva sui giornali. Di solito quando si legge il diario di una persona, soprattutto di una persona di grande statura, non solo fisica come nel suo caso, si trova che nei diari, insomma, uno spesso si contraddice rispetto a quello che è la sua figura pubblica. Se voi leggete i diari di Montanelli, ci trovate lo stesso Montanelli che scriveva sul Corriere, poi sul Giornale, poi sulla Voce, poi di nuovo sul Corriere. Semplicemente nei diari si permetteva delle cose che non stava bene dire sui giornali, anche perché erano magari delle malignità sulle persone, dei pettegolezzi su delle persone, ma fatti con un'eleganza e con una libertà di spirito che erano poi gli stessi con i quali lui scriveva i suoi editoriali, i suoi controcorrenti, le sue risposte ai lettori. E dato che raccontarli è assurdo, perché non si possono raccontare, bisogna leggerli, io vi faccio soltanto alcuni esempi per invogliare quelli che ancora non l'abbiano preso questo libro a prenderlo, senza farsi impressionare appunto dal titolo e dalla copertina. Questo per esempio è il finto cinismo di Montanelli. Lui va in Polesine per l'alluvione del Polesine, ci sono molti morti, e lui dice di nuovo in Polesine: pare impossibile, durante le inondazioni la prima cosa che viene a mancare è l'acqua. Eccolo qua, un'altra cosa tipica del suo carattere. In fondo, che noia dover fingere la cattiveria perché la bontà è alla moda. Ecco, quando la bontà è alla moda, lui fa il cattivo e viceversa. E gli viene anche questa faccia qua, che però non è la sua. Questa invece è una malignità su uno scrittore. Ci sono molti scrittori che quando sono vivi vengono celebrati con dei toni che fanno pensare che non verranno mai più dimenticati. Dopodiché, appena schiattano, immediatamente nessuno si ricorda più che sono esistiti. Montanelli dava più o meno questo giudizio del povero Riccardo Bacchelli, quello del Mulino del Po. Ci sono due fulmini su Bacchelli che sono strepitosi. Spero di trovarli perché me li sono segnati. Ah, eccoli qua. Il primo è questo: il destino di Bacchelli sarà l'opposto di quello del maiale. Di lui, dopo morto, ci sarà da buttare via tutto. L'altra è questa: Bacchelli lavora infaticabilmente da 60 anni alla costruzione di un piedistallo su cui alla sua morte non sapremo cosa posare. E poi c'è la più bella definizione che io abbia mai trovato, e soprattutto la più sintetica, del fascismo. Fascismo, il più comico tentativo per instaurare la serietà. Ma anche sulla Repubblica, che venne dopo il fascismo, ce n'è una buona. Il guaio più grosso della Repubblica è che mentre il re poteva essere di sangue straniero, e di solito lo era, il presidente bisogna sceglierlo fra gli italiani. La trovo anche molto attuale questa, devo dire. Questa invece riguarda diciamo, la vocazione al cortigianesimo e al servilismo dell'intelligenza italiana e anche del giornalismo italiano. L'episodio che Montanelli citava spesso riguardava un grande ecclesiastico divenuto anche politico, ma soprattutto uno dei simboli dell'intellettuale italiano, che era il cardinale Alberoni, nulla a che fare con il poverino che scrive sulla prima pagina del Corriere tutti i lunedì. E il cardinale Alberoni è protagonista dell'Italia del Settecento, uno dei volumi più belli della storia d'Italia. Questa è una nota del diario
firmata da Castiglioncello, datata 3 luglio 1968, se non ricordo male. Finito di scrivere il capitolo sull'Alberoni per l'Italia del Settecento, ho riprodotto la pagina di Saint-Simon che lo descrive mentre assiste impavido alle evacuazioni corporali del principe di Vendôme per guadagnarsene i favori. E poi, inginocchiatosi davanti a lui, gli grida estasiato: «Oh culo d'angelo!» e glielo bacia. Immaginate la scena, c'è un principe davanti un cardinale inginocchiato che gli grida «Oh culo d'angelo!» e glielo bacia. «Come inizio di carriera italiana mi sembra esemplare», commenta Montanelli. Poi mi torna a mente un'osservazione di Renard: «Se in un periodo c'è la parola culo, il lettore non si ricorderà che di quella, dimenticando tutto il resto, anche se è sublime». Renard ha ragione, ma io a un culo autenticato da Saint-Simon non rinuncio. Ecco, anche qua lo trovo molto attuale, perché non da oggi, ma insomma soprattutto in questi giorni noi assistiamo a novelli cardinali alberoni, alcuni completamente pelati che dirigono il TG1, per dire, che si dedicano alla nobile arte che vi ho appena descritto e baciano culi, non si sa come chiamare altrimenti questa attività antichissima. È il secondo mestiere più antico del mondo e forse in Italia addirittura il primo, molto praticato dalla classe giornalistica. Vado rapidamente alla fine delle mie citazioni perché voglio che vi facciate ancora un'idea. Questo racchiude un po' la concezione che lui aveva del giornalismo, che era una cosa totalizzante per lui. Lui era giornalista sempre, non era un giornalista orario ufficio. Sono molte mezze maniche, molti impiegati del giornalismo, molti ragionieri del catasto iscritti all'ordine dei giornalisti che poi staccano alla fine dell'orario d'ufficio e si mettono a fare altro. Spesso fanno altro anche in orario d'ufficio. Lui faceva il giornalista sempre, era proprio giornalista proprio dentro, tant'è che quando gli proponevano di candidarsi in politica, senatore a vita, cose del genere, sgranava gli occhi, no? Dicendo: ma io un giornalista mi metto a fare queste cose, non siamo mica matti. Bene, questa è una notazione dei primi anni 70, Milano. Mi riferiscono di Giorgio Bocca questo giudizio su di me: sempre più bravo, è sempre il più bravo di tutti, diceva Bocca di Montanelli. Bravissimo, troppo bravo, ma mettendo lo stesso impegno a scrivere gli articoli su Venezia e quelli sull'arbitro Lobello, dimostra che in realtà non è impegnato in nulla. Commenta Montanelli questa definizione che veniva attribuita a Bocca di lui. È vero, non sono impegnato in nulla meno che nel mio mestiere. Punto, a capo. Fiorentina Bari 3-0, Chiaruggi capocannoniere, punto esclamativo. Questo a proposito degli intellettuali che negli anni 70 si buttavano a sinistra perché faceva fine, perché pareva che vincesse quella parte lì. E sono poi gli stessi che negli anni 90 si sono buttati tutti a destra perché lì c'era da prendere, no? Roma, 28 dicembre. Alberto Moravia ha fondato insieme a Pasolini e a Dacia Maraini un comitato contro la repressione. È la riprova che la repressione non c'è. Se ci fosse, Moravia sarebbe con i repressori, come ha dimostrato avallando con il suo silenzio la persecuzione di Solzhenitsyn in Russia. Passano 4 giorni e nel diario del 2 gennaio Montanelli scrive: Moravia si è ritirato dal comitato che lui stesso aveva fondato, ma non per i silenzi di Spadolini, che era direttore del Corriere. Si è ritirato perché l'unità ha disapprovato. Gli italiani sono sempre pronti a fare la rivoluzione, ma purché i carabinieri siano d'accordo. E Moravia è sempre pronto a battersi per la libertà, purché sia d'accordo il PC. E così dava una pennellata.